stare qui. Salve ragazzi! Ciao Alessio! Il volume quanto è messo al massimo? Si vede il riflesso della mia faccia. Così no però. Quindi giochiamo così. Perfetto, il gioco è già cancellato. Allora, vediamo se entra un po' di gente, per favore. Così giochiamo tutti insieme e scegliamo i Pokémon da mettere in squadra. Vabbè, intanto iniziamo, va. Sì, scegliamo. Sì, ma chi se ne frega, va, va, va. Yuki, per favore. Ciao Edoardo. Via Yuki, dai. E ciao. Come chiamiamo il nostro personaggio? Il primo che risponde metto il nome. No, Yuki. Anto. Aiuto. Ormai è Anto, ragazzi. Let's go. Allora, iniziamo subito con le opzioni. 3, per favore, animazione lotta, sì. Suono mono, stereo, che è un po' più figo. Vediamo se me l'ha cambiato, sì. Salviamo il gioco, dai. Perché Anto? Non lo so.
hanno scelto Anto, quindi si chiamerà Anto, ragazzi. Ci danno il Poke Gear. Ragazzi, iniziate a decidere il starter. Allora, devo andare dal professore, mi sembra. Qui c'è il nostro rivale. Non so se avete mai giocato a Pokémon Argento. Ci ha calciati via. Charmander, ma sei serio? Non c'è Charmander, è Pokémon Argento. Ragazzi, non fatemi sti errori. I starter sono Chikorita, Totodile e Cyndaquil. Allora, scegliete. Qui abbiamo Cyndaquil. No. Qui abbiamo Totodile. Oppure abbiamo il cestino, scusatemi, no, Chikorita abbiamo. Il terzo? Chikorita? Quindi ragazzi, quale scegliamo? Chikorita? Sì? Sicuro? Andiamo su Chikorita. Scusate un attimo, vado a buttare una cosa. Volete dare un soprannome? No, dai. Quindi dobbiamo andare in una città a parte. Questo mi sembra che mi dà una pozione. Lo sapevo. Aspetta, voglio guardare una cosa. A parte che non voglio tenerlo così. Sì che lo posso tenere così. Niente, non c'è niente. Scusatemi, ma ho sta abitudine di parlare con tutti perché a volte danno degli oggetti. La mamma dava qualcosa? Ehi, Charmander, pensa che è lo starter che odio di più. Qui abbiamo i primi incontri Pokémon.
Iniziamo subito a livellare un po'. Ma tranquillo. Cioè, Charmander piace a tutti. Magari è per quello il motivo che non mi piace. Voglio mettermi in una posizione più comoda, ma non so come cacchio mettermi, ragazzi. Perché sono veramente scomodo così. Allora, scusatemi, provo un attimo. Quanto costa Pokémon Argento? Allora, la versione per Virtual Console, mi ricordo 15 euro, qualcosa del genere. Però ti consiglio di più Soul Silver o Heart Gold, i remake, sono un po' più bellini. Cioè, questo è bello per chi l'ha giocato da piccolo, come me, che cioè, ti fa un effetto nostalgico. Secondo me, se devo consigliarti un gioco della seconda generazione, ti consiglio il remake piuttosto, che ha una grafica un po' più recente, diciamo, anche se è comunque vecchio. Aiuto. Mi sto già perdendo. Comunque, ragazzi, se volete già iniziare a scegliere qualche Pokémon da farmi mettere in squadra, scrivete pure. E li catturerò dopo. Sono veramente scomodo. Così sono un po' più comodo. Se riesco a mettermi, ah, così sono un po' più comodo, però sono storto così, perfetto. Ah, beh, se vedi un Pokémon che ti piace tra quelli che vedi, dopo mi dici di catturarlo. Io intanto li catturerò un po' tutti. Qui sopra c'erano dei Pokémon un po' più rari, qua sopra. Dai, buttalo giù. Ai 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 ai. Cosa aveva, la bacca? Ciao Tibe. Se vuoi puoi propormi un Pokémon da mettere in squadra, se ti va. Anche se qui all'inizio mi sembra che non ci siano tanti Pokémon belli, però boh. Ah, questo faceva il tour della città. Pokémon Argento. Vabbè, se lo conosci un po', oppure se vedi un Pokémon selvatico che ti sembra carino,
Vabbè, io li catturerò un po' tutti, però se hai qualcosa da consigliarmi, cioè qualcosa che vuoi che mi porto con me in squadra, lo scrivi. Maledette campane, ragazzi. Scusatemi, ma ho l'abitudine di parlare con tutti i PG. È una mia fissazione. Pokémon di tipo acqua più avanti. All'inizio non ce ne sono tanti. Allora, qua all'inizio posso catturare, mi sembra... Allora, iniziamo con quelli un po' più rari. C'è Geodude, Zubat. Questi qua sono un po' più difficili da prendere, mi sembra, o non mi ricordo. Un Pidgey da livellare fino al 100? No, per favore. Quindi, mettiamo in squadra un bel Pidgey. A parte che sto parlando con tutti. Il market mi sembra che non potevo... Sì, Crobat è il mio Pokémon preferito. Però è difficile da allenare Zubat, non ha un buon moveset, cioè non ha degli attacchi potenti per shottare gli avversari. Ah, non ci sono i cosi. Non mi sono curato il Pokémon. No, però ce la possiamo fare. Un cambio di cose? No, però ti danno, ti fanno fare degli scambi. Danno la bacca. Mi sembra che nella prossima città fanno... Ciao Tibe, ma tranquillo. Tengo buono il tuo Zubat. Mi sembra che devo andare qua sopra, se non sbaglio, per... Boh. Prendiamo altre bacche. Zaino. Lo do a lui. Perché tra poco c'è lo scontro contro il rivale che... Ragazzi... Allora, qui c'è il professor Oak, mi sembra, non lo so. Mi sto sbagliando. L'uovo misterioso. Ecco, c'è il professor Oak. Nell'uovo c'è Togepi. E se volete lo tengo in squadra. Anche se all'inizio è debolissimo, cioè è impossibile da allenare. Usa solo metronomo. Togepi. Allora, in questo gioco è tipo normale. Poi si evolve in Togetic, che è tipo normale volante. Mentre nei giochi recenti è stato aggiunto il tipo Fata. Scusa, il tipo Folletto, e quindi è tipo Folletto nei giochi nuovi. Abbiamo Kakuna.
lo buttiamo giù perché ci dà un botto di esperienza. Però al rafforzatore, orca la miseria. Fallisce. Ma stiamo scherziamo? Oh, maledette campane. Ah. Se parte un brutto colpo lo buttiamo giù, però così ci mettiamo un bel po'. Ecco, partito. A livello 7. Visto? Un botto di esperienza ci dà sto coso. Perfetto. Mi sa che il rivale lo sciottiamo. Anche se non credo. Whiddle. Azione. All'inizio sì, poi impara altre mosse, ragazzi. Impara frustata, forse, foglie lama, queste mosse qua. Però in generale Cicorita non è tanto buono per attaccare, ha più statistiche difensive. Ai ai ai. Non torpiggi. Buttato giù. Quello era un allenatore, mi sembra. Ah, lì non si poteva passare. Con lui ha parlato? No. Come è messo? Curiamolo, va. Tanto è gratis. No, ho sbagliato a schiacciare. Plim plim plim. Ecco, qui arriva il rivale. Questo qua praticamente ha rubato il Pokémon dal laboratorio. E ha Cyndaquil. Tecnicamente, mamma mia. In che senso che non muore la Dot? Abbiamo la bacca. Però, cioè, letteralmente Cyndaquil ci poteva uccidere. Se non avevamo la bacca. La bacca ci ha salvato. È un po' forte Cyndaquil, mi sa che ha tanto attacco. È Cicorita che non ha dei buoni attacchi, diciamo. Non ha delle buone statistiche d'attacco. Adesso torniamo indietro. Vorrei evitare tutte le erbacce qua. Ha imparato foglie lama, esatto. Ho già parlato con questo qui e no, non gli toglie niente foglie lama.
Sopra c'era un oggetto, lo prendiamo dopo. Ecco, torniamo qui. Questo è un poliziotto. Dobbiamo dare il nome al rivale, ragazzi. Quindi scegliete un nome per il rivale. Ma io vedo zero persone. Non so se è crack, cioè se si è impallata la live oppure. Quante persone ci sono? La mappa la devi sapere a memoria, non per forza. Rocco. Rocco Siffredi. Perfetto. Ah no? Non ci dava nulla lui. È un nuovo Pokémon. Andiamo a parlare con la mamma. Ecco che ci danno le Pokéball. No, per favore, Ash non lo sopporto. Dobbiamo parlare con la madre. Ma Van, boh, non lo so, sarà occupato, non lo so. No. Adesso possiamo catturare i Pokémon. Anzi, c'è questo tizio che ci insegna prima. Cattura Rattata. Certo. Poi il livello 5, ragazzi. Che super, questo percorso al massimo lo trovi al livello 2. Abbiamo Sentret. Che ne dite? Lo catturiamo? Nel dubbio lo catturo. Aiuto! Catturalo! Lo vuoi in squadra? Ciao Van! Cicorita, sì! Abbiamo scelto Cicorita. No, no, che soprannome. No, 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 no. Sì, catturali tutti. Va bon. Forse devo fare una cosa, aspetta. Facciamo così.
visto che questo Sentret ordina e lo mettiamo qui. Sto per piangere. Ma perché? Perché? Nostalgia. Nostalgico il nostro Van. Argento è stato uno dei miei primi giochi. Cioè, è stato il mio primo gioco. C'era mio cugino che è molto più grande di me e lui giocava già con rosso e blu, quindi l'ho preso un po' da lui, diciamo, la passione. Mi veniva a trovare sempre col Game Boy e non mi faceva giocare, ovviamente. Allora, sinceramente non ho voglia di giocare come gioco di solito. Allora, io gioco molto lentamente al gioco, quindi questa volta andiamo direttamente avanti, anche se ci sono dei Pokémon carini da catturare in un altro percorso. Andiamo direttamente da Zubat. Vai Chikorita. Mille bave. Ci sono più o meno, in che senso? Ah, allora, no, sto sbagliando strada. Ecco il nostro primo allenatore. Dopo il rivale, ovviamente. Il rivale l'abbiamo già fatto fuori. L'abbiamo seccato fuori. Come si fanno a mettere i giochi? Giochi. Mi sa che è il disco... Allora, se ha... Tecnicamente, se aveva i 200 giochi compresi, mi sa che non è neanche originale. Perché deve avere lo spazio per mettere il gioco, il disco, sì. L'R34. È un foglie lama. Comunque Van all'inizio è entrato Tiberio in live e mi ha detto di prendere Zubat. E quindi andiamo a prenderlo. No, perché sono andato nell'erba? Questo ci dà un botto di esperienza, però è un casino buttarlo giù. Sì, piango, no. Madonna, non gli togliamo nulla. Ne vale la pena buttarlo giù? Penso di sì, perché dà un botto di esperienza. Dai.
È da quando è iniziato la live che continuano a suonare la campana, così. Sì. Buttiamolo giù. No. Manca un pelo. Dai, buttiamolo giù. Perfetto. Non ci ha dato nulla. Pensavo molto di più. Invece niente. Cos'è che ti danno dopo la lega? Usa la tecnica. Davanti Non l'ho capita, Van. Cosa ti danno dopo la lega? Pigi, possiamo batterlo. Condivide esperienza? In argento non c'è, mi sembra. Se c'è, non mi ricordo quando lo ottieni. Dai che sale di livello. Mamma mia. La rischiamo. Si rischia sempre. Che fortuna. No. Vuoi Ghastly? Però Ghastly non so se riesco a farlo evolvere, perché devo farlo scambio. Cioè, dovrei trovare qualcuno con cui fare lo scambio. Va bene anche fino a Hunter? Vabbè. Ok. Ce l'hai Pokémon argento oro su Virtual Console, cioè sul DS, così 2DS, 3DS. Se ce l'hai possiamo fare scambio. Allora sì, allora sì che lo posso fare evolvere. No problem. La vedo dura, però intanto azione. Ciao! Sei rosso, non so se è possibile fare lo scambio. Al massimo chiedo, boh, chiedo a qualcuno. Niente, cambio. Che fastidio sto suono. Forse ci conviene tornare indietro? Forse no. È la mia abitudine, scusatemi. Sono abituato a giocare lentamente a Pokémon. Potevo usare le pozioni. Potevo usare le pozioni, ragazzi.
Ah, gioco lento, va bene. Lo so, ma io gioco lentissimo. Se voglio giocare. Un altro Kakuna. Ragazzi, questa volta basta. Non ne vale la pena buttarlo giù. Ma io sempre finisco per ultimo i giochi. Cioè, mi ricordo quando ero piccolo, gli altri bimbi in 12 ore avevano finito il gioco. Io ero 40 tot ore di gioco per finire, cioè per battere la lega. No, questa run qui evito di catturare i Pokémon, sennò ci mettiamo veramente tanto. Cioè, cerco di essere un po' minimale possibile. Vado a catturare i Pokémon che voglio mettere in squadra. Non ne vale la pena. Come non si scappa? Ma va. Sì che si scappa. Allora, facciamo prima una cosa. Arriviamo prima alla città. Torniamo indietro e entriamo nella grotta per prendere Zubat. Così si fa, così si fa. Yeah. Allora, aspettate un attimo. Voglio fare una cosa che non faccio mai, cioè evitare gli allenatori. Voglio evitarli per poi... $15,000, dai che sali ancora. Ne hai da salire. Allora, qui, ok. Ok, bene. Mi sento stranissimo a giocare così. Non ho mai giocato, cioè, giocato così velocemente a Pokémon. Ecco, adesso torniamo indietro. Ok. Ma Van, nella torre Sprout c'erano i Ghastly? Speriamo di sì.
Non ne vale la pena, ragazzi, veramente è troppo duro da buttare giù. Ciao Popper X. Va bon. No, non cambiamo. Ehi. Buttalo giù. Perfetto. Non ci credo. Mi sento spaesatissimo perché non so come giocare. Infido. Cioè, un conto è quando gioco per i fatti miei, che faccio tutte le cose con calma, eccetera. Ecco, adesso mi viene da tornare indietro. Sono appena uscito, che faccio? Torno indietro? No, mi curo, dai. Abbiamo l'antidoto. Ma sì, cosa? Bellissimo gli indizi nascosti, tipo, che i Pokémon addormentati sono più facili da... E vabbè, tecnicamente lo trovi anche abbastanza facilmente in giro. Allora. Non so perché ho voglia di salvare. Io, ragazzi, perdevo un sacco di tempo qui a catturare Luxpars. Tutte le run che ho fatto, perso un botto di tempo. Ragazzi, lo volete Geodude in squadra? Ma che cacchio sto facendo? Faccio prima fare così. Ragazzi, lo volete o no Geodude in squadra? Se no lo butto giù così. Mai tenuto Geodude in squadra in vita mia. Non so perché, non mi è mai piaciuto. Sì, lo so, lo so. Un altro Geodude. Lo buttiamo giù di nuovo col Cicorita che facciamo prima. Ma non ci credo. Perché mi fallisce così tante volte? Cioè, non ho mai visto fallire così tante volte gli attacchi. Il 2DS. 2DS edizione limitata Pikachu. 2DS XL.
Ma dove sono gli Zubat? Quando li vuoi non li trovi. E quando vuoi passare nelle grotte senza incontrare Pokémon che li becchi tutti i Zubat. Mentre quando lo vuoi catturare non ci sono. Dai Zubat, esci fuori. Adalché, nostro Zubat. Vai con azione, sanguisuga proprio. Zubat è un casino da allenare. Spero di non shottarlo, ho paura. Adesso non lo shotto. Porca la miseria. No, è la versione virtuale. Guarda, Virtual Console. Praticamente paghi sull'eShop e lo scarichi. Oppure te lo compri con la scatola e c'hai il codice per scaricarlo. Quanti PS dà? 20. No, non mi conviene adesso usarlo. Geodude. Poi non costa neanche tanto, mi sembra. Costa intorno ai 10 euro. Io l'ho comprato proprio con la scatola che ti dava il codice perché è troppo bello. Dai Zubat, vieni fuori. Quello strumento mi sembra che lo posso prendere in qualche modo. O forse no. Ok. Facciamo così. Azione e inizia a lanciare le poke. Ma io non ci credo. Cioè, come cacchio è possibile? Mi ha tolto uno. Dai, azione. Non me lo so. Mi sono cagato addosso, ragazzi. Uno e riprende uno. Vabbè. Vai con le Pokéball. Plum. Molto veloce. Sì, Zubat è velocissimo, ragazzi. Mamma mia, da piccolo non sapete quanto cacchio di tempo ho perso a leggere e rileggere le descrizioni delle Pokéball, cioè del Pokédex. L'allenatore l'ho battuto, quindi qui ho finito. Cioè non devo più tornare qui. Allora. Ma io già ho parlato con questi. Allora, se non mi sbaglio, c'era un tizio che faceva lo scambio. Cerco un Pokémon, si chiama Bellsprout con Onix. Ragazzi, Onix non l'ho mai messo in squadra. Andiamo a prendere un Bellsprout. Bellsprout. Per scambio Steelix, esatto, che non so perché non l'ho mai avuto in squadra, in nessun gioco.
Non conviene, dite? Sì, ma lo metto dentro per sfizio, tanto per... Ma io non capisco come fa a fallire, cioè... Boh... Ai ai ai. Eccolo qua. Intanto Zubat sale di livello. Bello Sprout, mi sembra che si trovava qui, eh? Magari mi sto sbagliando, però... Perché continuo a picchiare il coso? Allora, con la sfiga che ho, fallisco azione e veleno spina mi avvelena. Ecco, è fallito e adesso manca il veleno spina che mi avvelena. Non ci credo! Non ci credo! Ma le sto azzeccando tutte al contrario, però. Veramente sfigatissimo. Io spero che muoia, ecco. Ma io non capisco cosa ho oggi. Cioè, le sto azzeccando tutte, ma al contrario. Dai, Bell Sprout, esci fuori. Zubatto.
Ciao, sei tornato. Sto cercando di catturare un bel sprout, ma mi sa che non lo trovo. Al prossimo mollo. Se il prossimo gioco, se il prossimo Pokémon non è un bel sprout, basta. Andiamo avanti. Ho catturato Zubat. Ultimo, eh? Ultimo e poi basta. Mi sono stufato. Ragazzi, allora, prima ho detto che Sentret avrebbe fallito azione e ha fallito azione. Poi ho detto che col veleno spina si sarebbe avvelenato ed è rimasto avvelenato. Poi durante il percorso che stavo tornando al centro Pokémon ho detto adesso, no, anzi ho detto spero che muoia, e in quell'istante è morto. Ho detto al prossimo, se non è Bellsprout basta, mollo, ed è Bellsprout. Non toglie niente. Ho paura con gli altri Pokémon, sinceramente, perché ho paura di shottarlo. Quindi togliamo fino a mezza vita e lancio la prima Pokéball. Tanto mi toglie uno, Sanguisuga mi recupera uno. Dai. Let's go. Ragazzi, ho solo 3 Pokéball. Ok. Ci siamo. Andiamo al centro Pokéball. Allora, scambiamolo per quel Onix lì. Ehi, sta fermo. Stai calmati. Sì. Dov'è Bellsprout? Ok, tranquillo. Ciao, Van. Baccamara.
Sì, tecnicamente devo catturare Gastly. Qui c'è il coso Pokémon, la scuola Pokémon, vediamo se mi danno dei oggetti. Bomberman. È quel gioco dove lascio le bombe per terra. Andiamo prima alla torre Bellsprout. Salvo perché non so. Boh. Salvo perché salvo. Sì, è un Nintendo 2DS XL, edizione limitata Pikachu. Oh. Allora, fammi vedere un attimo. Che ho messo davanti? Mettiamo davanti Onix. Qui ragazzi battiamo tutti i monaci. Tutti. E mi sa che ne con allora la bustina in carta è buona o no? Cioè arrivino in carte o no? Ho notato che nelle carte del McDonald's la versione, la carta brillante che esce è già rovinata, cioè nel senso la maggior parte di quelli che ho spacchettati, se li vedi in controluce vedi che hanno delle parti rovinate purtroppo. Ciao Popperix, cosa aveva? Boh, rimettiamo Nixie. Ma secondo me sono già rovinate. Non è quello il punto. Cioè, prima di aprirle sono già rovinate, secondo me, ragazzi. Non è che si rovinano mentre le apri. Sinceramente non so in che condizioni arriverò in cima alla torre. Aiuto. Nix a livello 5. Perfetto. Che cacchio? Allora. Io sono salito da... Perché mi blocco? Sono stupido. Qui è per scendere.
Quello è per salire, giusto? O sono stupido? Boh. Io da dove sono arrivato? Ah, ok. Antiparalisi. Ma c'erano i Pokémon selvatici in questa torre, mi ricordo. Grazie. Piru 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 piru. Piru piru. All'ultimo piano, dici? Perché secondo me dopo qualche piano inizia già a trovare i Pokémon. E secondo me trovi Ghastly. Non vorrei dire una caccata, però boh. Perché sennò non mi ricordo cosa trovi. Rattata. Allora, Nixie, mettiamo Zubat. Secondo me Zubat riesce a battere Bellsprout. Pian piano lo batte. Perché alla fine Sanguisuga è super efficace. Scherzo. No. Brutto colpo, gli ha tolto un... No, ragazzi, non ne vale la pena. Il problema è che Sentret è già mezzo morto. Frustata. Purtroppo dovrò andare in Cicorita, mi sa. Non so cos'ho oggi. Tutti cioè, boh. Continua a fallire gli attacchi a caso. Strano che Sentret sia mezzo morto. Sì, l'ho catturato e l'ho scambiato per Onix. C'è un PG che ti scambia Onix. Vedi che io ho Nixie, che è un soprannome, però è un Onix. Bene. Gallina crea uva, così. Crea uova. Bellsprout. Guarda sto Onix qua. Uva perché è speciale. Vabbon. Nix è livello 6. Vai con Zubat. Ma ci sono solo io? No, c'è pure Popper X. Vediamo se Sanguisuga adesso toglie un po' di più. No, non toglie niente. Cioè vorrei farglielo sconfiggere a Zubat, ma ci mettiamo troppo tempo.
Ormai Cicorita è diventato il cavallo da battaglia. Ancora Bellsprout. Ma no, meglio così. Perché ho usato foglie lama? Però ha fatto un brutto colpo. Oh, sono debole. Mi viene voglia di curare Sentret. Quanto ha? 10, 26. Picca. Adesso iniziamo a incontrare i Pokémon selvatici. Stridio, cos'è che faceva? Cos'è che fa? Ah, di Michel. Che figata. Topo maledetto. Bello Onix. Anche Onix è un bel cavallo da battaglia. Ordina. Mettiamo qui Zubat. Provato difesa X. Strumenti che non ho mai usato in vita mia. E non credo che le persone normali l'abbiano mai usato. Ratata. Bel cavallo da battaglia Onix. Ah, si fa intelligente, usa colpo coda. Partiamo di Stridio e via tutta azione. Mi ha tolto un PS. A cacchio. Ci facciamo comunque poco. Dai, di un pelo. Perfetto. Scendiamo, andiamo di qua. Di qua si poteva passare. Stato di un Pokémon. Ha un aspetto solenne. Ah, sono già in cima alla torre. Aspetto a usare quella pozione. Non si sa mai. Ok, qui abbiamo Bellsprout a livello 6. E
Non so se usarlo la pozione adesso. Andiamo avanti. Ciao! Ci risalutiamo. Ciao ciao. Ciao Mirko Nicolai. Crescita, cos'è che faceva? Attacco speciale? Adesso fa un po' più male. No. Fa schifo. Azione e lo buttiamo giù. Fine qui. La luce dentro di me. Zaino. Allora. Una bacca. Per sempre. Ok. La pozione. Scusatemi che il mio gatto ha ribaltato tutto. Ma lo fai apposta? Ciao Francesco! Certo, si addormenta. Come no? Ciao Mirko! Vediamo come va. Allora, più avanti non mi ricordo se devo combattere contro il tizio della torre e basta o se c'era anche il rivale. Facciamo così, proviamo a batterlo con Zubat e basta. Solo questo. Solo per dimostrare che ce la facciamo. Aspetta, ma Zubat ha super suono. Aspetta, aspetta. Non toglie nulla. Dai. Non effetto. Come non ha effetto su Bellsprout? Rifacciamolo? Non ha effetto. Non lo sapevo. Perché? Effetto normale, no? Boh. Questa non la sapevo. È pericoloso quel crescita.
Adesso un po' più devastante quel frustata lì. Ma non ci credo. Mamma mia, che fatica! Che fatica contro un bel Sprout. Mamma mia. Però ha dato un botto di esperienza. Mamma mia. Ciao Kutut. Allora, intanto lo tengo in campo. Mettiamo il nostro Onix. Preveggenza. Vediamo Stridio. E si va di azione. Attacco fallito. Perfetto. Ah, ma non toglie nulla. Si va di ruggito, cacchio. Come attacco fallito? Che sfiga. Ah, ok, si può usare solo una volta, mi sa. Credo. C'è qualcosa che mi sfugge, secondo me. Boh. Sto facendo fatica. Ma quanta cioè, quanta fatica sto facendo? Ok. Addirittura. Va bon. Zaino. Azione su Nixi? C'ho la bacca? No, non uso nulla, non c'ho voglia. Allora, più avanti. Dovevo salvare, mi sa. Vabbè. Ok, per fortuna non dovevo sfidarlo. Cosa c'è? Fune di fuga. Non lo voglio usare. Vai Sentret. Quella mossa lì non sapete quanto cacchio è pericoloso. Frustata. Sono più lento, ragazzi, non ce la posso fare. Azione e lo tiriamo giù. Sale a livello 8.
Bell Sprout, facciamo così, lo facciamo fuori. Riflesso. Allora, Mayuki, cos'hai oggi che butti giù le cose? Ruggito. Attacco fallito. Allora, secondo me fallisce perché ha una probabilità di, cioè una precisione molto bassa. Tecnicamente, se è uguale ai giochi nuovi, lo posso usare 3 volte. Usiamolo 3 volte, dai. Lo sapevo. Perfetto. Adesso ha tipo la difesa calata al minimo. Vediamo come va. Perché toglie nulla? Come fa a togliere nulla? Vabbè, intanto lo sconfiggiamo, poi ci pensiamo. Mamma mia. MN05. Allora, mi ti ricorda cose bruttissime, in che senso? Facciamo così. Dopo ci torniamo in questa torre. Cioè, ci torniamo subito in questa torre. Dov'è? Ma non eri andato via a proposito? Prossimo torneo di Beyblade, qual è? Boh, non lo so, ragazzi. Di sicuro a settembre c'è il torneo, ma non abbiamo ancora una data. Allora, adesso torniamo in questa torre e controlliamo se c'è Gastly. Cosa abbiamo per primo? Zubat, che va benissimo. Continuo a salire finché non becco un Pokémon. No.
Ok, in questo piano di sicuro ci sono i Pokémon. Eccoli. Adesso toglie un po' di più. Sì, ti vedo. E sto cercando il tuo Gastly, se lo trovo. Ah, ma non è già più confuso? Come non ha effetto? Come non ha effetto? Voglio capire. Ma che cacchio stai dicendo? Niente. No, è una ditta che fa giocattoli principalmente. Anche la Nintendo faceva giocattoli prima di fare i videogiochi. Armi nucleari. Ha dato veramente poco. Wow, si è svegliato un po' Sentret. Ha imparato a fare brutto colpo invece di fallire, di venire avvelenato, di morire per strada. Chissà se ti trova sto Gastly. Facciamo così. Mi sembra che anche in questo piano si trovano i Pokémon. Scherzo, torniamo su. Su Pokémon Quest? Non mi piace come gioco, ragazzi. Poi su YouTube posso streamare solo col computer, non posso streamare col telefono, quindi dovrei collegare la Switch e piuttosto giochiamo qualcos'altro se devo streamare con la Switch. Dopo un'ora di camminate, oh, non c'è Gastly, mi sa. No, da troppo poco. Allora, ultimo, se non è Gastly andiamo via.
Basta, ragazzi, secondo me non c'è Gasly, mi sarò sbagliato. Se no non me lo spiego. Fuga, via. Ce ne andiamo. Via, via, via. Via. Andiamo alla palestra. Bibim. Non so perché ho voglia di cercarlo qua. Facciamo un ultimo, dai, per favore. Vediamo se ci sono Pokémon su questo piano. No, 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 no. Secondo me non c'è. Niente, andiamo. Via. Pippo. Allora, ragazzi, facciamo così. Finisco la palestra e poi vi saluto, ragazzi, che devo tornare al lavoro. Pippo, 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 pippo. Renzo. Scusatemi. Bene, passiamo al prossimo. Di Pokémon Uccello. Perfetto.
Adesso fermi il naso. Ritentiamo. Bene. Adesso lo buttiamo giù. Perfetto. Non c'ho una bacca. Facciamo così. Aspetta che salvo. Eccoci qua. Abbiamo Pigi. Prima o poi lo becco. Prima o poi lo becco. Ultimo tentativo. Ma non ci credo, va. Ma fai schifo. Mi sa che perdo, ragazzi. Allora. Ovviamente fallisce. Non rischiamola. Sopravvive di un PS, lo sapevo. Cioè, sono praticamente morto. Perfetto. Riflesso, mi sembra che aumentava la difesa di tutta la squadra. Perfetto. E adesso ci si diverte. Sì, vuoi cambiare poco? Certo. E mettiamo Onyx. Aiuto. Abbiamo un PG8. Abbiamo Stridio. No. No. Non mi ricordavo che avesse Fango Sberla. Che sfiga. Astridio è partito però. Allora, Cicorita lo voglio mettere per ultimo. Mm.
No. Che sfiga. Vabbè. Dovevo usare riflesso. Sono scemo. Adesso mi sciotta, cicorita. Cacchio, è un muro, cicorita, ragazzi. Grazie, Tommy. Grazie mille. Adesso facciamo fuori sto PG8. Mamma mia, che giocata. Ciao Poprix. Vabbè, ormai ho finito. Ho battuto la palestra e spengo. Mamma mia, che giocata. Perfetto. L'MT è fango sberla, mi sembra. Mi sono caccato addosso, pensavo di aver schiacciato qualcosa. Sì, dai. Andiamo a curarci, salvo e spengo, ragazzi. Ah sì, qui chiede di tornare indietro. Ping, ping, ping. Niente, salvo. Niente, ragazzi, vi saluto. Grazie per aver seguito la live. Ditemi se vi piace questo gioco, così lo porto anche settimana prossima. Niente, ciao. Sono stanco.